Allora, prima ho sentito un consigliere di municipio della lista Sala essere contento perché, insomma, c'erano cittadini numerosi. Mi sono proprio appuntata il virgolettato. Allora, esclusi i consiglieri comunali, i consiglieri municipali, le forze dell'ordine che ringrazio e i dipendenti del comune, possono alzare la mano i cittadini presenti? Possono andare via. Possono andare via. Cittadini numerosi. E vabbè, di fatto era della lista Sala il consigliere, cioè non mi stupisco. Prima ho sentito anche un'altra discussione, che era il fatto che non ci fosse il sindaco. Allora, andiamo a vedere chi c'è della giunta. Chi c'è della giunta? Una, che è l'assessore che ha la delega ai municipi. Chi altro c'è? Erano, quanti ce ne sono adesso? Una. Quindi praticamente al sindaco e alla giunta non gliene frega assolutamente nulla dei municipi. Un altro consigliere, io ero appena arrivata, giustamente faceva notare una cosa, cioè la distribuzione dei dirigenti nei diversi municipi. Qual è l'unico municipio che ha un dirigente solo per sé? Il municipio 1. E adesso, come si dice, una serie di indizi faranno una prova. È chiaro che a Sala interessi solo ed esclusivamente il centro, la periferia gli dà fastidio. Io faccio spesso questa analogia. Dico che per lui sembra un po' di andare all'estero quando va fuori dalla cerchia dei bastioni, siccome si preoccupa del documento che gli serva. E poi quando vede i cittadini della periferia li guarda e dice: no, hanno due gambe. Camminano come noi, perché c'è un po' questa cosa qua, no? Del dire il centro e la periferia. Quindi il fatto che qua i cittadini siano stati ascoltati praticamente dopo 2 ore di interventi, e guardi, se è stata una scelta di tutti i capigruppo, è comunque una boiata. Cioè non è che questo giustifica una scelta sbagliata. I cittadini si sentono per primi, altrimenti noi adesso cosa facciamo? Ce la raccontiamo tra di noi. E allora io posso raccontarvi di tutte le cose che non vanno bene di questa zona, posso raccontarvi della moschea di Via Gonin, che il sindaco Sala vuole regolarizzare. Posso raccontarvi della pista ciclabile che da Piazza Napoli va a Piazza Tirana, che toglie ulteriori parcheggi e che tra l'altro creerà solo più traffico e quindi più inquinamento. Quindi con una scusa green alla fine voi andate a ottenere un risultato totalmente opposto. Posso raccontarvi dei lavori della M4, ma già lo sapete tutti, i disagi per i cittadini, i disagi per i commercianti. Ma chi darà ristoro a quei commercianti? In che modo? Ci sono commercianti, quei pochi che sono rimasti aperti, che non hanno potuto neanche mettere i dehors fuori quando si poteva con il Covid senza pagare l'occupazione del suolo pubblico. Chi li compenserà? La movida sui Navigli? I Rom? Vogliamo parlare della ricicleria? Vogliamo parlarne? C'è un progetto lì di Boeri con il bosco verticale, meraviglioso, immaginate che figata. E invece no, perché non sanno neanche dove spostarlo, capite? Non sanno neanche dove spostarlo. E nel frattempo i Rom sono lì fuori, che ovviamente tu vai lì per portare qualcosa in discarica e cercano di prenderselo prima. Vogliamo parlare di tutti i campi, camper in giro per i quartieri? Insomma, vogliamo parlare dei centri sociali che ci sono in questo municipio? Possiamo andare avanti per Sono ore a parlare delle, quasi insomma, 4 delle, ma minuti. dato che sono le 4 e sono passati 4 minuti in punto, io smetto anche perché raccontarcela tra di noi secondo me non serve a nulla. Grazie. Grazie.